Jessica Notaro. I legali dell'ex contro due giudici di Ballando. Primo, legali dell'ex fidanzato di Jessica Notaro, Eddie Tavares, che le sfregiò il volto con l'acido la notte del 10 gennaio dello scorso anno, avrebbero fatto una richiesta particolare a Ballando con le stelle. Gli avvocati vorrebbero l'allontanamento di Selvaggia Lucarelli e Roberta Bruzzone dal talent di danza condotto da Mulli Carlucci. Secondo i difensori di Tavares, la partecipazione a Ballando con le stelle di Jessica Notaro non faccia bene al processo del loro assistito. Di questo sì, è già parlato nel corso della scorsa puntata di Ballando, quando la Carlucci aveva espresso solidarietà alla Notaro, la quale aveva replicato che non starà in silenzio. Roberta Bruzzone e la Lucarelli si sono schierate pubblicamente dalla parte di Jessica Notaro, dandole tanto incoraggiamento e tutto il loro sostegno. Attraverso il arresto del Carlino, gli avvocati di Eddie Tavares hanno fatto sapere di voler agire chiedendo al Ministero della Giustizia e all'autorità di vigilanza della RAI di mettere fine a quel processo mediatico che si è scatenato contro il loro assistito nel programma televisivo Ballando con le stelle, Jessica Notaro. I legali dell'ex fanno una nuova richiesta nella scorsa puntata di Ballando con le stelle. Jessica Notaro ha voluto replicare agli avvocati del suo ex fidanzato Eddie Tavares che non starà zitta, i quali hanno deciso di richiamarla con una lettera per chiederle di smetterla di raccontare in televisione del suo incubo, del dolore e delle operazioni, nonché delle cicatrici, perché potrebbero influenzare le future vicende processuali del loro assistito. Condannato in primo grado a 10 anni di carcere e a 230.000 euro di risarcimento per aggressione e lesioni, e ad altri 8 anni per stalking. I legali hanno chiesto l'allontanamento dalla trasmissione di Selvaggia Lucarelli e Roberta Bruzzone. La risposta di Selvaggia Lucarelli non si è fatta di certo attendere, è arrivata attraverso i social. L'opinionista e scrittrice ha voluto ricordare agli avvocati di Tavares che il diritto d'espressione è garantito dall'articolo 21 della Costituzione.